Ciao a tutti, allora oggi nuova sfida. Allora, ho aggiunto delle cose, come al solito si fanno diverse. Allora, abbiamo sempre i nostri numerini fino al 6, qua sono i colori, abbiamo i colori perlato, glitter rosa, glitteroni azzurri, colori metallizzati e olografico super viola. E poi abbiamo tre camei con i cricetini, qua in questa sfida ci saranno i cricetini, e praticamente avremo come detto i numeri fino al 6. E poi ho deciso di mettere due cartellini con scritto bonus. Cos'è il bonus? Che posso praticamente scegliere io il colore. Quindi nuova, ne ho messi due, quindi mi sono un po', diciamo così, premiata. E niente, quindi sui numerini. Poi metterò dentro anche il trasparente, che nel caso mi esce la farò normalissima. Invece tipo l'altra volta sceglievo i colori e dicevo posso usarli sì o no, e tipo 2 su 3 mi sono usciti no. Vabbè, comunque. Allora, ho messo dei fogliettini, mischiamo, e per il sì e il no userò questo, che diciamo che non è molto conveniente a suo giro, quindi diciamo che su alcuni colori non c'entrerebbe niente, quindi diciamo che dovrebbe uscire questo molto cortesemente. Ok, perfetto. E adesso partiamo subito, andiamo in fila come li ho messi, quindi facciamo Alice con questo cornicettino qui, che non si vede. Ok, eccolo qui. Perfetto, cominciamo a pescare. Vediamo un po', vediamo un po'. Ho preso un fogliettino. Vediamo il primo fogliettino, che cos'è? Colori camera. Trasparente, ma no, ma perché? Non è possibile. A sto punto vorrei almeno che uscisse questo così. Cioè, con tutti i colori, che cose che ho messo dentro, mi è uscito trasparente. Cioè, io non ho parole. Però almeno non posso più usarlo per le prossime. Quindi adesso questo lilla mi farebbe molto comodo. Vediamo un po' questi fogliettini qua. Posso o posso non utilizzarlo in questo colore Mermaid Lilla? Sì, oh, meno male. Meno male. E ora vado a preparare il colore. Allora, ho messo un po' di resina sul fogliettino e vado a metterci un po' di questo. Allora, anche se comunque non essendoci stato nessun colore, non risalta bene il l'effetto lillino, però è davvero bellissimo anche così, quindi ottimo. Sempre meglio di lasciarlo trasparente. Ma si può, con tutti i colori vado a pescare il trasparente come prima. Non ho parole. E adesso buttiamo tutto dentro. Oh, bellissime le sfumature che fa. Oh no, vabbè, bellissimo, dai, ci sta. Veramente. Molto molto bello. Oh no, vabbè, bellissimo. Cioè, senza farlo apposta è venuto un colore meraviglioso, anche perché mi sa che essendoci sotto il rosso, cioè il rosso, il colore scuro, esce carino lo stesso. No, proprio questa è una cosa nuova. No, vabbè, bellissimo. Perfetto. No, vabbè. Ho solamente da dire una cosa. No, vabbè, mitico. Perfetto. Scopriamo le bollicine. E ora vado a metterci dentro il cricetino. Aspettate che non ho preso qua. Dai, perfetto. Oh, ok, mettiamolo ad asciugare. E adesso rimetto il sì dentro e passiamo al prossimo cricetino. Chiudo bene tutte e due, ok. E messo. Ok, signor cricetino col cuoricino, cos'è che devo usare questo mattino? Oh, il bonus! Ma dai, non ci posso credere! Ottimo, decido io. Allora, quei colori che ho qua, ovviamente, vado a scegliere forse questo. Sì, questo qua con i glitter. Oh, bene. E dato che è il bonus, posso decidere io se mettere uno, come si dice, il lillino, e non lo vado a mettere, però uso il cartoncino che ho già qui con dentro un po' di resina che è avanzata e mischio tutto assieme. Oh, questa cosa mi piace molto, è uscito un bonus. Molto bene, il trasparente è un bonus.
E ovviamente poi posso riutilizzare questo colore qua, però non, perché il numero comunque dentro c'è, però non uso, come si dice, più la cartoncino, cosa si dice? Non lo so. Ok. Mi sono persa. Niente, facciamo questo. Bonus. Bellissimo. Allora, mettiamo il bonus sul trasparente e mischiamo tutto questa robina qui. Molto bene. E vado qui. Oh, bellissimo. Vado muscolar. Questo premio qua mi ricorda tipo i lecca lecca, quelli di doppio colore, doppio gusto. Caramelloso comunque. Ok. Mi ricordo che per pulire gli eccessi uso il cotton fioc. Niente di che. Perfetto, e adesso vado a fare anche i cuoricini. Un cuoricino. Poi, mi riuscivo a prendere la resina. Due. Questo è minuscolo, quindi cioè, non far finta di non scendere, perché te li riempi subito. E questo è un po' più grosso. Lo farò. Scendi. Oh, perfetto. Perfetto. Adesso scoppio un po' le bollicine. E metto i criceti e dobbiamo andare, aiuto, a scoprire. Oh, carino. L'ultimo. Mettiamo dritto, così metto dritti magari. Perfetto. Andiamo a scoprire l'ultimo. Allora. Pulisco un attimo qua. Perfetto. Abbiamo questo con il sederino del criceti non cosiddetto Sorni. Vediamo un po'. Ho lanciato il fogliettino che è il numero 5. Oh, ma dai, ma è uguale. Ma perché è uscito uguale? Perché? Cioè, vabbè. Ah! E poi abbiamo. Posso usare questo? No, no, spero di no, sinceramente. Oh, sì, no, ma perché? Ma non dovevi uscire, no? Vabbè, prepariamo tutto. Allora, ho messo la resina, stavo mettendo questo, che uscito di sì, quindi boh. Il fogliettino magico ha voluto così. E adesso ci mettiamo dentro questi. Mamma mia. Cosa uscirà? Oh mio Dio. Ok, può bastare. Cosa che ciò fecata uscirà? Ah, non si chiude. Ok, si chiude. Giriamo, vediamo cosa esce. Per il momento è una cosa strana. Cos'è? Oddio ragazzi, è inquietante, la cosa più inquietante che abbia mai visto. Oh mio Dio. Inquietantissimo, cioè sembra tipo un vomito di unicorno, cioè una cosa del genere. Vabbè, ormai non posso tornare indietro. Oh mio Dio, che cos'è? Oh mio Dio, orribile. Ma no, era così carino il culino del cricetino. Ma no, cos'è? Oh my god. Poi quello sotto lo scuro sta diventando sempre più viola. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Boh, sono rimasta senza parole. È strano. Niente. Ormai è andata così, facciamo finta che niente, mettiamo il criceti. Niente, adesso asciugo, mio Dio. Asciugo, faccio l'ultimo strato. Oh my god, oh my god. E poi facciamo la classifica che vale meglio. Ok, ho fatto. Allora, vediamoli un po' e poi scegliamo. Abbiamo il cuoricino che era bonus, che ho scelto io come farlo. Ho fatto semplicemente il glitter rosa.
con un pochino di quellina lì, molto carino veramente questo. Poi abbiamo questo qui, che è uscito trasparente, però fortunatamente è uscito con lilla, quindi un po' di colori non abbiamo avuto. E poi c'è questo che non lo so, ma mi sembrava strano, invece mi piace tantissimo. Non lo so, sapete che sono strana, quindi questo lo metto in terza posizione perché boh, forse sarà il cameo non troppo elaborato. Sono un po' indecisa tra questi due, però metto al primo posto, non so perché, metto questo, metto il sederino del calcetino. Non lo so, colpo di scena, la mia classifica è questa. Non lo so, così, a boom. Italiano, vabbè. Comunque, voi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste creazioni e qual è la vostra classifica. Io vi ringrazio di aver guardato, che poi sono cresciuti in lungo. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!